Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Super Mario Sunshine per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo completato i primi 4 livelli di questo mondo e oggi direi di completare i restanti 4 per poi nel prossimo episodio passare al terzo mondo di questo videogame. Allora, siamo tornati a Porto Giocondo, l'episodio 5 si chiama Il ritorno del calamarcio. Ed eccoci qua, è apparsa una piattaforma enorme e il calamarcio ci sta aspettando. Va bene, allora, penso di aver capito come raggiungerlo. Facciamo così. Bravo Mario, sali su. Dobbiamo fare un giro incredibile, ma ce la possiamo fare. Guardate, prendiamo questa scorciatoia. Ci sono un po' di punti interrogativi da recuperare. Eccoci qua. Scendiamo. E mi sa che dobbiamo utilizzare il razzo. Aspettate, eh. Ok, a posto. Raggio a me. E ci siamo attaccati qua sotto. Ok, forse ho capito come possiamo fare. Allora, usiamo il razzo così. Eccolo lì, infatti. Ehi! Eia! Aia, che male. Mi ha colpito, ma ti tiro via i tentacoli. Via anche il secondo. Ok. No, 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 no. Via anche il terzo. E via anche l'ultimo. Beh, è abbastanza semplice da sconfiggere, eh. Comunque sono contento perché nei commenti dell'ultimo video di Super Mario Sunshine ok. Caspita, sono in fin di vita. Mario, salti più semplici. Dicevo, nei commenti dell'ultimo video di Super Mario Sunshine mi avete detto dove abbiamo già incontrato questo boss, oltre a Mario Tennis Aces. Dovete far così e in 448 lo fate fuori. Lo spruzzate un pochettino, aspettate e poi gli saltate sopra il tentacolo. No, qui ho sbagliato perché l'ho mollato subito. Non dovete fare il salto mortale, il salto semplice basta e avanza. No, Mario, dai. Dai, dai, ce la possiamo fare. Anche perché dobbiamo completare altri 3 episodi dopo questo. Ti tiro il naso. Perfetto, l'abbiamo sconfitto veramente in 4 e 4-8. Ecco il sole custode. Ci abbiamo messo 4 minuti? Sì, più o meno ci abbiamo messo 4 minuti. Grande Mario! Allora, salviamo e passiamo al 6° episodio. Torniamo immediatamente dentro al livello, dentro questo mondo.
Vediamo cosa dobbiamo fare. Monete rosse a pelo d'acqua. Ok, come immaginavo. Ecco qua. Vediamo se me le mostra oppure no. No, non me le ha mostrate. Però sicuramente dobbiamo andare da questa parte. Ah no, aspettate, ho capito. Bisogna premere il pulsante rosso, mi sa. Raccogli 8 monete rosse prima che scada il tempo. Eccole, 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 eccole. Usate il calamaro verde, va. No, l'ho mancata. Mi sa che dobbiamo poi rifare il livello, sì. Attenzione a non schiantarvi perché perdete una vita ogni volta che vi schiantate, eh. E praticamente tornate a Delfinia. Allora, le prime 4 o 5 sappiamo dove sono. Mancano poi le ultime 3. Ok ragazzi, si riparte alla caccia delle monete rosse. Una. Adesso vi mostro dove sono, eh. Due. La terza è qua. Tre. Quattro. Stiamo procedendo al contrario, in senso antiorario. In senso orario, anzi. 5. E le altre 3 sono tutte molto ma molto vicine. 6. 7. E 8. E adesso dobbiamo salire lì sopra con questo calamaro. Ah, ho sbagliato. Vabbè, dobbiamo rifare. Nessun problema. La prendo un po' larga. Ce la possiamo fare, è incredibile che non mi sono schiantato. Ok, mamma mia, perché non si può scendere al volo. Una volta che decidiamo di utilizzarlo, non si scende più. E siamo a 16 soli custodi, eh. Adesso dobbiamo completare l'episodio 7, sempre di questo mondo. Torniamo dentro. Forse ho già capito cosa dobbiamo fare. Eccolo qua, il sole custode. Riappare Mario Ombra. E mi sa che stavolta sarà un po' più difficile, perché ci sono tanti sali e scendi. Ciao Mario Ombra. Ehi, aspetta, fermati. Non so se lui mi aspetta oppure no, eh. Però non vedo timer, non vedo niente. Dov'è andato? Ok ragazzi, l'ho beccato. Guardalo dove caspita si è infilato. Il problema è che io non ho nessun razzo. E allora sapete cosa facciamo? Cerchiamo di raggiungerlo passando di qua. L'abbiamo quasi raggiunto, è là in fondo. Guardalo là. Arrivo Mario Ombra, arrivo. Dove vai? Sì, vabbè, ma che fatica, mamma mia. Bisogna praticamente corrergli dietro per tutto il livello, eh. Attenzione soltanto a non cadere giù. Mamma mia.
Adesso voglio vedere dove vai. Ah, adesso è sceso, eh. Spero che torni in città. E invece no, continua a correre su ste passerelle. Ok, sei mio. Ti ho preso di nuovo. Mi vendicherò. Ok, l'abbiamo sconfitto anche abbastanza velocemente. Ci ho messo un attimo soltanto a capire che si era arrampicato sopra la passerella. Ok, eccoci di nuovo qua. E dobbiamo tornare dentro per recuperare l'ultimo sole custode, quello dell'episodio 8. Episodio 8, l'avventura fruttata degli Yoshi. Quindi Yoshi ci darà una mano? Fruits. Ok, allora il sole custode è lì sopra. Ragazzi, sono andato a prendermi il razzo. E così abbiamo buone chance di salire sopra il tetto del silos senza dover fare chissà che giro. Oh, guardate un po'. Mi ha sparato fuori un ananas senza foglie. Allora, questo ananas senza foglie, dove lo porto? Ok ragazzi, allora ho provato in tutti i modi a cercare di raggiungere quel sole custode, però purtroppo si può raggiungere solamente con Yoshi, che si sblocca completando i vari episodi del mondo 4. Una volta che avremo sbloccato Yoshi, avremo la possibilità di tentare di recuperare anche quel sole custode, però fino a quel momento lo Yoshi non apparirà in questo mondo e quindi non potremo, diciamo, recuperare l'ultimo sole custode. Ho dato un'occhiata online e ho trovato queste informazioni. Direi quindi che per il momento possiamo terminare questo nuovo episodio di Super Mario Sunshine qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Super Mario Sunshine. Alla prossima ragazzi!